parte, d'accordo? Certo. Allora, io però devo dire una cosa. Intanto, io la ringrazio tantissimo, Patrizia, perché quando, diciamo, un'amica è un'amica e non ha a che fare con questo mezzo, no? Ti può anche dire, ti voglio tanto bene, ma ho da fare. Perché dice, ma che vuoi, no? E invece lei proprio mi ha detto, sì, con te tutto. Quindi lei è un'amica, no? Patrizia vive a Roma e tu a Torino, immagino. Adesso sì. Hai nostalgia di Roma da quando vivi a Torino? Sì, da morire. Proprio Roma è una città con un profumo, delle luci, insomma, anche un'umanità, una capacità di guardarsi, di dirci sì, ciao, anche se non ci si conosce. Insomma, è proprio viva, no? Torino è proprio più rigida, però ha delle caratteristiche che mi interessano in questo momento. Come vi siete conosciute? Ma noi ci siamo conosciute, ci hanno presentato e siccome io non riesco a non dire le cose come stanno, noi seguiamo una filosofia che è quella buddista, eh? E ci siamo conosciute grazie a questo, ci siamo incontrate lì, diciamo, abbiamo scambiato questa cosa molto importante e poi a parte questo siamo poi diventate veramente molto legate perché abbiamo proprio fatto dei passaggi fondamentali in relazione, per esempio sulle relazioni con gli uomini, no? Cioè abbiamo fatto proprio, ecco, diciamo negli ultimi 5-6 anni, ecco, abbiamo proprio trasformato confrontandoci le nostre sofferenze, direi che le cose sono proprio cambiate, sono cose molto intime nelle quali non so se abbiamo voglia di parlare, però abbiamo fatto dei passaggi. Patrizia, vorrei che ci raccontassi un po' la nostra amica nella vita quotidiana, nei rapporti coi figli. Caterina è una persona molto solare, molto, è un po' diversa da quella che appare nella televisione, le fanno sempre fare queste parti di una persona rigida, un po' chiusa, invece è una persona estremamente solare, divertente, molto aperta anche nei confronti degli amici, molto disponibile e con i figli è adorabile perché non è la classica mamma che crea un po' un distacco, ma lei cerca proprio di entrare dentro i figli e assecondare molto la loro natura. Tra l'altro tu hai una figlia che è già laureata e gli altri due sono ancora in età... Io adesso ho... nel senso che ho due figli io e altri due del mio compagno, quindi siamo in sei in casa. Ho una famigliona allargatona bellissima. Un'altra regalo della mia vita. Proprio un regalo, anche perché io avrei potuto avere 10 figli, cioè avere a che fare con i bambini mi piace proprio tanto. E riesci a seguirli nonostante il tuo mestiere che ti porta via un sacco di penso tempo? Penso di sì. Stai vicino ad ognuno, li segui? Sì, nella... penso di sì. Bello. Penso perché poi bisogna questa vedere... Questa è Caterina. Caterina è questa, accoglienza. Lei è riuscita a creare una famiglia in armonia, unendo delle situazioni diverse, perché questi bambini comunque non è che avevano già una certa età, insomma 7-8 anni, sono bambini comunque cresciuti in un altro contesto, lei è riuscita a creare un'atmosfera proprio senza distinzione tra i figli, quindi c'è una bellissima armonia a casa sua, è brava in questo, molto brava. Grazie Patti. È vero. Però è vero che io mi preoccupo anche un po'. Cioè che ogni tanto io mi sento proprio madre anche degli altri. È come se l'essere madre fosse qualcosa di... estensivo. Sì. Porca miseria. Adesso sono andata a 3 settimane in Africa, che è stata una bellissima esperienza. Bellissima, a parte la natura, Però proprio io sono stata anche nei villaggi, sono stata a contatto con le persone e così... ed è stata un'esperienza molto forte. Devo dire che la sensazione generale è che noi non abbiamo fatto dei passi molto positivi. Partiamo da là, quello è il cuore, no?
loro non hanno nessuna intenzione di muoversi da dove sono, perché amano molto terra. Amano muoversi anche proprio migliorare, progredire, cioè loro vogliono rimanere un po' più vicini alle gli animali che sì, non alla... però noi che abbiamo fatto questo processo di evoluzione, di cambiamento, non è che proprio abbiamo costruito una meraviglia, cioè non è che noi esseri umani in questa fase siamo proprio una bellezza, per cui non so poi alla fine chi ha ragione, no? Quale le piacerebbe che fosse l'umanità così come la vede lei, che già sta intravedendo delle possibilità diverse? Cosa mi piacerebbe? Ma penso che sostanzialmente mi piacerebbe un po' più di semplicità, molto, un po' più di anima e meno di corse al potere, ai soldi, alle posizioni sociali, cioè proprio io l'essere umano lo amo profondamente, cioè io proprio sono incantata dalla meraviglia, soprattutto delle donne in questa fase della mia vita, non ce l'ho con gli uomini, però io ho proprio voglia di stare con le donne, di chiacchierare, di volersi bene, così. E un po' Patrizia, lei è la mia amica del cuore perché è la persona più vera che io abbia mai incontrato. Cioè, lei... Perché? Posso chiederti perché sono indiscreto? No, perché lei è una che è esattamente quello che è. Lei a rischio e a costo, con una dolcezza infinita, perché io dico quello che penso ma sono aggressiva. Lei invece dice quello che pensa ma è delicata. È riuscita a riconciliarsi con suo padre? Io? Sì. Sì, per fortuna sì. Perché questa partenza lasciava intendere che avevate una visione diversa delle cose e dei valori della vita, soprattutto lui della sua vita e lei della sua vita. Lui ha voluto molto da me e non lo so. Patrizia. Sono rapporti difficili quelli con i genitori, potrebbero non smettere mai. Bisogna non perdere tempo e bisogna stargli vicino anche se ti mettono in difficoltà, anche se... Cioè, abbiamo una grande occasione. Io vedo che tutti i passi che ho fatto, sia in relazione a mio padre che in relazione a mia madre, li rivedo poi come passi ulteriori che fa mia figlia. Cioè, c'è un legame che è fortissimo. Se noi risolviamo delle cose della nostra relazione con i nostri genitori, poi ce li ritroviamo rinnovate quelle cose dentro le vite dei nostri figli, dentro la nostra. Sono dei legami, ecco, questa è un'altra cosa su cui noi abbiamo tanto patti, proprio questa cosa proprio di prendersi cura dei propri genitori. Volevo chiedere a Patrizia qualche esempio pratico dei vostri rapporti, dei vostri scambi. Ma noi ci siamo molto sintonizzate sulla parte più interiore nostra. Sì. Che non è soltanto fatto delle nostre debolezze, eccetera, ma noi siamo in grado anche di divertirci come due adolescenti. Siamo andate l'anno scorso al mare in Sardegna, abbiamo passato 5 giorni a divertirci come matte. Dentro quell'acqua di fango. Dentro quell'acqua, a fare la talassoterapia, sembrava di entrare dentro una melma e ci divertivamo come matte. È bello perché quando uno va avanti con gli anni solitamente diventa quasi bambino. Invece noi ritorniamo bambini, ci troviamo a ridere come adolescenti. Questo è bello, molto bello. Parliamo sul letto la sera e come si faceva quando uno aveva... E continuate ad avere rapporti anche telefonici, immagino un giorno ieri, sempre in contatto. Perché lei, anche se ha una famiglia con tanti impegni eccetera, però riesce ancora ad essere la ragazza. Ah, bellissimo, bello. E questa è una grande qualità. Non avevo dubbi che fosse così la nostra Catalina. Con quello spirito delle ragazze, perché le mie amiche che hanno i figli, poi vedi che hanno tutta una loro vita, ma lei invece no, riesce ancora ad avere quegli entusiasmi, perché lei è così esplosiva, è una persona molto schietta, dice quello che pensa, certo. E come dice lei, forse delle volte è un po' troppo diretta, però è sincera, non è una persona falsa, che oggi non è... È uno dei motivi per cui... E l'abbiamo sempre voluta e ci siamo conosciuti proprio
devo, in questo, permettetemi questa piccola digressione, devo a un grande regista, purtroppo scomparso da poco, Florestano Vancini, la conoscenza di Caterina, perché Florestano mi invitò alla prima, la visione privata di Lucrezia Borgia, un lungometraggio molto bello girato a Ferrara, interpretato interamente da lei. E io rimasi, a parte il film, folgorato dalla bravura di questa attrice. Che gentile, grazie. Te lo ricordi forse? Sì, sì, sì. Era in quel teatrino di Via della Scrofa. Sì, 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 sì. E io rimasi proprio... E da lì poi nacque la nostra amicizia, il nostro scambio. Sì. Beh, insomma, veramente molto è stata delicato, una cosa. Sì. Senti, ora vorremmo un saggio della tua